Buonasera amici di Nova News 24, una delle coppie che è nata al Grande Fratello VIP in quest'ultimo mese sembra essere verso la fine del flirt. Oriana Marzoli e Daniele Del Moro cominciano a frenare, litigano in continuazione. Oriana e Daniele chiudono il loro flirt? Questa è la domanda a cui vi sottoponiamo. Intanto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiudono la loro liaison amorosa, se la spagnola si è dichiarata interessata ad approfondire la conoscenza del coinquilino della casa più spiata d'Italia, l'auspicio di dare vita ad un amore di tutta risposta. Lui ora frena la modella e l'influencer di origini iberiche in un confronto piuttosto acceso. I due quindi hanno litigato questo pomeriggio. Potrebbe preludere una rottura definitiva tra i due concorrenti e conoscenti intimi. Intanto non ho le idee chiare, vado avanti con calma. O se vuoi non ci do un tronco diretto, mettiamo un tronco diretto, fa sapere dal suo canto Daniele. Quindi Daniele vuole in qualche modo dare un tronco diretto alla relazione con Oriana Marzoli. Incalzato dalla Marzoli durante la lite sul loro flirt avviato nella casa, l'ex tronista di Uomini e Donne dice chiaramente che vedrebbe bene al suo fianco un altro tipo di donna e non compatibile con la visione di prototipo di Oriana Marzoli, questo seppur ammettendo di stare bene con Oriana nella quotidianità di convivenza del Grande Fratello, fa capire che non ha nemmeno lui le idee chiare. Come fai a stare bene con me se pensi così male di me? Questo ovviamente è quello che dice il coinquilino ad Oriana, dando vita ad una discussione infuocata, ad accendere il confronto che potrebbe rivelarsi ormai uno degli ultimi e quello più compromettente per quello che si direbbe del flirt. La spagnola dice di non accettare l'idea di non essere stata difesa dal conoscente intimo quando Antonella ha criticato la persona nel suo intimo. Permetti o ti fa piacere che lei parli così male di me? Messo alle spalle al muro dalla spagnola, quindi Daniele ammette tra le cose che ha detto Antonella, alcune le condivido. Se poi dice cose non vere, io non mi faccio condizionare. Ovviamente Daniele Dal Moro dice le cose chiare, chiare, tonde, tonde. La prossima volta dice Oriana, vieni e mi difendi, ma io che cosa devo difendere? Dice Daniele Dal Moro per chiudere la lite, defilandosi da ulteriori battute. Daniele Dal Moro non si direbbe quindi certo di corrispondere a Oriana Marzoli nel sedicente interesse della spagnola a proseguire la loro frequentazione. Tuttavia, dopo l'accesa discussione tra i due conoscenti del Grande Fratello VIP, arriva un chiarimento dove in definitiva Daniele ammette di aver usato il freno a mano nella frequentazione. Comunque, amici di Nova News 24, ci sono ancora liti e contro liti e ancora Daniele replica: io ci sto pensando, non escludendo una rottura certa e breve, quindi vedremo cosa succederà. Amici di Nova News 24, a breve altri aggiornamenti. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.